Oltre 300 persone si sono date appuntamento nella sede degli Alpini di Biella per assistere alla conferenza sulla disfatta militare di Caporetto avvenuta nell'autunno del 1917. Relatore della serata di venerdì 12 gennaio Alessandro Barbero, storico, docente, scrittore e volto noto del pubblico nazionale per le sue apparizioni televisive in programmi culturali come Il Tempo e la Storia. Dopo aver recentemente affrontato il tema in questione nel suo ultimo libro, Alessandro Barbero ha esposto una retrospettiva del tutto inedita su una delle pagine più tragiche della storia italiana nel suo tradizionale e coinvolgente stile. Ma la storia in realtà è di per sé affascinante, infatti uno dei grandi misteri è come invece la gente non se ne renda conto di solito in gioventù. Diciamo che insegnare storia a scuola è molto difficile oggi perché gli orari sono quelli che sono, il programma aumenta sempre ovviamente perché la storia continua, il ministero non aiuta. Questo fa sì che i ragazzi a scuola si facciano spesso l'idea che la storia sia una cosa molto noiosa. Appena ne escono e vedono all'università per esempio cos'è davvero la storia, non c'è bisogno di dimostrargli che è appassionante, la storia è la vita, la storia è tutto, è la vita di tutti gli esseri umani che sono vissuti al mondo prima di noi e anche la nostra in realtà poi, quindi è ovvio che è appassionante. È perché è chiaro che un manuale che ha tre righe per raccontare la battaglia di Caporetto può soltanto dare la data e dire chi ha vinto e non è colpa dell'autore del manuale, però i libri di storia sono anche i libri che raccolgono le testimonianze, la vita vissuta e specialmente la storia militare da molto tempo ha capito che per far capire un evento di guerra non basta spiegare come si spostano le divisioni e chi sono i generali, bisogna far capire cosa provava chi era lì. Ecco, la storia vuol dire provare quello che hanno provato le persone del passato e ripeto, è per questo che è appassionante. Ma la vittoria italiana nella prima guerra mondiale è stata meritata per gli enormi sacrifici che il paese ha dovuto subire, inutile purtroppo perché il paese poi è precipitato lo stesso quasi nella guerra civile e poi nella dittatura come è successo a tutti i paesi sconfitti e quindi io mi fermerei a questi due aggettivi perché credo che la contraddizione enorme di quell'avvenimento ci stia già dentro tutta. Diciamo che noi siamo alpini fiduciosi di nostro, che sarebbe stata una serata importante per la nostra sede, la nostra sezione, ne eravamo certi, sicuramente è andata al di là di ogni più rosea aspettativa. La partecipazione, quello che poi mi fa particolarmente piacere è la presenza anche e soprattutto di tanti ragazzi giovani, che è un po' la nostra missione come ANA sezione di Biella, di tramandare e far conoscere quella che è stata questa tragedia della Grande Guerra soprattutto ai giovani e quindi questo è un veramente soddisfatti. Esatto, è stato un incidente di percorso, se così si può definire, Caporetto, che ci ha fatto riscoprire forse per la prima volta nazione, ha fatto capire al nostro esercito cosa vuol dire essere il concetto di patria e quel famoso sul Piave o morti o tutti accoppati, questo credo che sia la summa di questa serata, ecco, noi da lì è nata forse l'Italia che noi tutti vorremmo, con un'identità. Questo è il proseguio di una serie di iniziative che noi abbiamo iniziato il 23 maggio 2015 ricordando l'ultimo giorno di pace e che concluderemo, come è stato anche ufficialmente presentato questa sera, con il 4 novembre 2018 dove riscopriremo il monumento ai caduti ai giardini Zumaglini restaurato con la collaborazione della città di Biella e il supporto dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella.